San Severino di Centola, questo è l'ultimo lavoro dell'architetto Emilio Bonomo, una rivisitazione integrale di un saggio già edito, dai ricordi di un ragazzo allo studio tecnico della maturità. Il volume sarà presentato questa sera ai piedi del borgo storico. Mi ha sempre affascinato questo borgo, sin da bambino, da quando passavo accompagnato da mio padre in qualche luogo del sud della provincia e guardavo quelle pietre, quelle case cadenti. Poi a fine del percorso dei miei studi di architettura ho avuto la possibilità di poter fare la tesi di laurea sul recupero di questo borgo ed è stato affrontato secondo due aspetti, quello meramente di recupero edilizio, di restauro conservativo e l'aspetto delle soluzioni economiche sostenibili da questo borgo. Quindi si è fatta una valutazione economica, una valutazione di impatto comunitario per verificare quale fosse la soluzione possibile per il futuro, per ridare vita a questo borgo, che non è sicuramente quella della speculazione edilizia, ma è quella di inserire in questo borgo delle funzioni di promozione culturale, di protezione dell'ambiente, di educazione ambientale. A San Severino di Centola ha una storia antichissima, risale al X-XI secolo con il primo insediamento nell'area del castello e della torre longobarda. San Severino di Centola ha una storia che è la storia della Campania, la storia del sud Italia, è la storia della famiglia San Severino che ha preso il nome dal momento in cui ha avuto il possedimento della terra de Sancto Severino. Ultima domanda, il volume quando verrà presentato? Verrà presentato mercoledì 2 settembre alle 18:30 all'Hotel Borgo Antico di San Severino di Centola e ci sarà la presenza di Gabriele Boiano che coordinerà i lavori, dell'editore Amedeo La Greca, ci sarà il presidente dell'ente parco Amilcare Troiano, e il dirigente del settore protezione civile della regione Campania Bruno Orrico e l'assessore provinciale all'ambiente Giovanni Rovano, oltre al sindaco di Centola Romano Speranza e al sottoscritto.